da vedere, di fare qualcosa che vedrai che non trovo. Quanto ne abbiamo oggi? Oggi 2 agosto. 2 agosto? 2011. Prima uscita con la lenta del Chicco e la Luigina. Ecco, Brienno, la frase di prima che è venuta fuori, le case che escono dall'acqua. Questo è Brienno. Le case che escono dall'acqua. Adesso vediamo la frana che c'è stata questa primavera, mese scorso, che purtroppo ha proprio provocato dei danni piuttosto gravi sia alla strada ma soprattutto alle case. Bisogna proprio osservare queste case, che in alcuni casi, per esempio quella casa qua che sto edificando adesso, calcolando che il piano terreno sono 1, 2, 3, 4, 5 piani più il sottotetto, 5 piani, una casa di 5 piani sul lato, quella sotto bianca, 1, 2, 3, 4, 5, e lo stesso 6 con il sottotetto. Addirittura queste qua sembrano case veneziane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 col sottotetto. Paese incredibile, Brienno. Paese bellissimo. È rimasta intatta la struttura romana. Brienno sul lago di Como. Ovviamente Brienno di fronte a Quartese. Se quello l'ho già ripreso. Bella. Ritorniamo al cimitero, anche il cimitero di Brienno è molto bello, sembra il quadro di Böttin, quello che noi vediamo sempre. Ci stiamo avvicinando, questo è il motore della lenta. Questo paese ha avuto una bella ferita, neanche attribuibile a lavori umani, perché è appena stata la montagna che ha seguito. Eccolo qua, cominciamo da lì, proprio la ferita avvenuta lì. Da questa parte, eh? Beh sì, certo, il ponte fosse più indietro, questa qui la strada è stata risparmiata, ma guarda che roba, guarda Luciano, guarda che ferita. Ecco, tutto questo torrente, eccolo lì, che va su, ecco qua, sto qua, anche la casa è stata lambita da questa frana, entrata addirittura, ecco, entrata la frana, e tutta questa è tutta la fenditura, la rottura è avvenuta lungo quel costone, e l'acqua è stata, non è stata più trattenuta, qualcosa ha ceduto, è venuto giù tutta completamente, sostanzialmente un pezzo di montagna. È una bella ferita, è proprio una terribile ferita. Tutta parte c'era questo. Tu Chico, ti ricordi come si chiama questo torrentino qua? Non hai neanche visto niente. Neanche io. Infatti. Questo dimostra proprio che non tutti. Proprio nel cuore del paese. Cacchio, quella casa lì, poverina. Ah, certo. Ma questa qui, madonna, guarda, persino l'imposta, va, poverina. L'imposta è stata colpita.
Madonna mia, che sofferenza. Per chi ci ha abitato, per chi l'ha vissuta quella casa lì, che dolore. Eppure il popolo lombardo piano piano ricostruirà. Ma io non ho appena rifatto il cerchio, guarda. Eh già. Beh sì, perché non è passato di là, guarda, lo vedi sulla, vedi sulla, che anche sulla la montagna, vedi lì proprio è venuta giù tutta la vegetazione. Vedi che è tutta l'arbolo.